Vediamo assieme 5 punti importantissimi se vogliamo correre bene. Il primo punto molto importante se vogliamo correre bene, restare in salute e migliorare le nostre prestazioni, sicuramente è la postura. Se vogliamo correre leggeri, leggiadri e veloci, dobbiamo essere, diciamo, dritti, avere un'ottima postura per poi correre bene. E ovviamente questo non ci serve solamente per correre bene, per correre più veloci e per ottimizzare poi l'uso delle nostre energie. Avere un'ottima postura, stare belli dritti quando corriamo è importantissimo per prevenire gli infortuni e rimanere in salute. Se corriamo belli dritti, automaticamente avremo anche forse probabilmente una ottima tecnica di corsa, lavoriamo meglio con la muscolatura, lavoriamo meglio con i tendini e sicuramente lavoriamo meglio con le ginocchia, l'anca e la schiena, e questo chiaramente ci permette poi di rimanere in salute. D'altra parte, se abbiamo una pessima postura, siamo piegati in avanti, siamo tutti storti, è chiaro che i rischi di infortuni vanno a aumentare in modo esponenziale. Quindi la postura è veramente molto importante. Per questo vado sempre a consigliare di fare tanti esercizi di postura quando corri. Se non è che basta solamente correre, per correre bene dobbiamo poi allenare un po' tutto il corpo. Anche se sei magari uno che va a correre solo la domenica, uno o due volte alla settimana, devi fare qualche esercizio di postura, soprattutto per la schiena, per i glutei, no? Quindi per stare dritti. Se corri e basta, è anche facile che probabilmente avrai qualche problema magari alla schiena, perché quando corriamo comunque ogni passo è una botta sulla schiena. Ogni passo chiaramente va attutito. Se corriamo bene, se abbiamo un'ottima postura, poi il nostro corpo è assolutamente in grado di attutire i, diciamo, colpi, quindi ogni passo. Se d'altro canto corri piegato, quindi una pessima postura, chiaramente questi colpi cominceranno a essere un po' più deleteri e probabilmente poi comincerai magari a avere dei problemi di schiena. Quindi mi raccomando, sempre fare esercizi di postura ed esercizi per la schiena. Secondo fattore, secondo punto molto importante per correre bene è sicuramente la tecnica di corsa. Ne abbiamo parlato e straparlato in tantissimi video, ti invito a guardare questo video per saperne di più, ma è chiaro comunque che se vogliamo correre bene e restare in salute, la tecnica di corsa è veramente importantissima. Ovviamente anche correre bene significa anche ottimizzare le nostre prestazioni, le nostre energie e chiaramente correre più veloce. Terzo punto importantissimo, cui spesso si dà poca importanza, è la respirazione. Se vogliamo correre bene, se vogliamo stare in salute e correre anche poi più veloce, ovviamente la respirazione è fondamentale. Quindi dobbiamo imparare a respirare bene quando corriamo, dobbiamo imparare a usare il diaframma. Se respiriamo bene correremo meglio, correremo più sciolti e ovviamente saremo anche più veloci. Quindi il mio invito è di guardare bene come respiri, cercare di imparare a respirare bene, magari anche facendo esercizi di respirazione. Se vuoi qualche consiglio in più sulla respirazione nella corsa, ti invito a guardare questo video. Un quarto fattore importantissimo se vogliamo correre bene e veloci sicuramente è correre sciolti. Quindi quando corriamo dobbiamo correre sciolti, dobbiamo utilizzare solamente i muscoli che ci servono per andare avanti e per correre. Tutto il resto deve essere sciolto, soprattutto le spalle, le braccia, il viso. Quando corriamo deve essere sciolto, il più sciolto possibile. E che cosa significa essere sciolti? Essere sciolti significa usare i muscoli solo quando servono, e solo i muscoli che servono. È chiaro che se tu utilizzi i muscoli solo quando servono, li utilizzi solo i muscoli che servono, utilizzerai le tue energie solamente dove e quando servono, e chiaramente riuscirai a risparmiare energie e essere più efficace e chiaramente essere più veloce. Un quinto e ultimo fattore, anche questo a mio parere importantissimo, è la determinazione. Quando corri devi essere determinato. Ogni allenamento, ogni uscita, anche nel riscaldamento, dobbiamo avere un minimo di determinazione. Se sei determinato chiaramente potrai correre meglio, avere un'ottima postura, riuscire a correre bene, quindi con una buona tecnica, e chiaramente magari respirare anche bene. È tutto collegato. Se sei determinato queste cose riuscirai a farle bene. Altra cosa, magari se corri scazzato la postura se ne andrà un po' a farsi benedire, la tecnica di corsa tanto, comincerai a respirare un po' come capita. E chiaramente quindi la cosa importante è essere determinati sempre. Ogni uscita è importante, anche il riscaldamento. Essere determinati intendo prendere sul serio ogni allenamento, anche il riscaldamento, e chiaramente ogni
gara. È veramente fondamentale che impariamo a usare bene i piedi, che i piedi siano dritti, che impariamo a usare bene le gambe, che impariamo a usare bene il bacino, stare indietro con le spalle, usare bene le braccia, tenere parcheggiata la testa. Tutte queste cose sono veramente importantissime per correre bene. Quindi il mio consiglio, come sempre, è di fare tanti, 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 tanti esercizi per la tecnica di corsa. Questi, a mio parere, sono i 5 fattori più importanti per correre poi bene. Magari fammi sapere se anche per te questi 5 fattori sono veramente importanti e fondamentali, o se c'è qualcosa in più da tenere conto. Con questo ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a casa.